Ora interviene l'onorevole Roger Domenech, vicepresidente intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna. Beh, grazie innanzitutto al vostro presidente per l'invito, un abbraccio e un saluto al padrone di casa, al sindaco. Io ho avuto la fortuna di fare il sindaco del mio paese, quindi capisco poi l'importanza di questo ruolo. E un ringraziamento a tutti gli intervenuti e a tutte le autorità anche per la qualità degli interventi che ho sentito oggi, che danno il significato e la cifra del momento che stiamo vivendo. E lasciatemi per motivi affettivi salutare Quartiani, un abbraccio. Lui è stato presidente fino al 2013, quando io sono entrato in Parlamento, dell'intergruppo che allora si chiamava Amici della Montagna. Parto da qui per dire che oggi quell'intergruppo, proprio dal 2013, anche su spinta sua, si chiama per lo sviluppo, io aggiungerei sostenibile, della montagna. E guardate che il lessico non è una cosa banale in una cultura e in un grande paese come quello italiano, perché fino a pochi anni fa le zone di montagna, queste aree, venivano definite le zone svantaggiate. Se ve lo ricordo, c'erano fior fior di provvedimenti legislativi per le cosiddette zone svantaggiate. Oggi, per fortuna, dico io, le abbiamo definite aree interne. Non è solo una questione di lessico, le parole sono importanti. Oggi, e devo dire che l'accelerazione portata da un evento drammatico come è il Covid, come è una pandemia, ha messo ancora di più in evidenza l'importanza di questo pezzo del paese, che è un pezzo da un punto di vista dei metri quadri importantissimo e che ha però una caratteristica che da un punto di vista delle persone che ci vivono, e vengo al concetto principale che io volevo esprimere da montanaro, io sono un abitante delle Alpi e quindi rappresento quella lobby in Parlamento dei cosiddetti montanari con la M maiuscola. Ecco, dicevo, grande patrimonio di metri quadri, pochissimo patrimonio di persone. Se c'è un futuro che dobbiamo ricostruire è quello della montagna abitata. Io ogni volta che intervengo metto al centro l'essere umano, la vita in quei territori. E allora è per quello che momenti come oggi, in cui riflettiamo su un sentiero che non ha un nome di una montagna, che non ha il nome di un evento, di una chiesa, ma ha il nome del nostro paese, e che quindi mette insieme, lo ha detto prima il vicepresidente, non credo casualmente, lo dico anch'io, mette insieme proprio tutte queste aree interne che sono scarsamente abitate ma che hanno da gestire un grandissimo patrimonio. Oggi la sfida di queste aree è lo spopolamento, è riportare la vita, fermare lo scivolamento a valle, no? I paesi europei tutti vivono ovviamente di una crisi di natalità, lo sappiamo, dobbiamo mettere in atto in tutto il paese, in tutta Europa, delle politiche per le famiglie, per stimolare un'inversione di tendenza, ma queste zone, oltre alla crisi demografica, vivono il cosiddetto scivolamento a valle, la concentrazione. Dal dopoguerra a oggi, cosa è successo nel nostro paese come tutta Europa? Le persone si concentrano e abbiamo visto, proprio con la pandemia, che la concentrazione non è sempre un fattore di positività. Noi abbiamo bisogno di occupare gli spazi. Per farlo, però, abbiamo bisogno di ricette più complesse rispetto alla vita di pianura. Vivere in pendenza, vivere sullo storto è diverso rispetto a vivere in pianura, e lo Stato deve riconoscerlo. Il differenziale montagna è il pagamento di questo sforzo. Fare un campo da calcio, lo dico da ex sindaco, è più complicato da noi, o devi fare uno sbancamento a monte oppure un riporto a valle, cioè per riportare in piano e per far giocare i nostri figli. Allora, su questo c'è una sfida vera. Il CAI, per quello io ringrazio per l'invito, è un elemento fondamentale perché mette assieme alcune caratteristiche importanti come associazione, il volontariato, che è legato a un altro termine che vuol dire passione. Uno non fa volontariato se non ha passione e se non ha cura delle cose che sta portando avanti, e questo è un elemento fondamentale. Ci consente di mantenere quell'identità del montanaro, della montagna, dentro però un'organizzazione che deve fare delle cose. Queste sono le caratteristiche, è per quello che credo che la politica deve porre forte attenzione. Come dicevo, perché
la montagna deve vincere questa sfida, deve invertire la tendenza, ripeto, allo scivolamento a valle delle popolazioni, cercando di mettere in campo quelle iniziative da un punto di vista della vita sociale. Come sapete, i grandi pilastri della strategia delle aree interne, ormai non stiamo più, siamo passati dal concetto delle 72 aree interne a un concetto molto più vasto. Dobbiamo avere la mappatura geografica di tutte le aree interne, anche questo è un altro grande obiettivo politico. Ecco, come dicevo, i pilastri erano la sanità, la scuola e la mobilità. Dentro, beh, di sanità e di scuola ovviamente, no, hanno detto anche chi mi ha preceduto, sono elementi fondamentali proprio per riportare la vita. Ma guardate che se noi non riportiamo la vita, qui ho sentito molto dire la qualità del servizio che dentro quel sentiero ci deve essere, no? Perché ovviamente se un ospite vuole venire a camminare nel sentiero Italia ha bisogno di alcuni servizi. Quei servizi li garantiamo solo se riportiamo la vita in quei territori. E come dicevo prima, per riportare la vita in quei territori la ricetta è più complicata. Non ci può essere una monocoltura. Nel fondovalle tu puoi vivere con le monocolture industriali, delle professioni, artigianali. In montagna abbiamo bisogno di una pluralità di attività per riportare l'economia sostenibile, perché altrimenti, come si diceva prima, il grande esempio, io sono confinante con due province autonome, il grande esempio sono esattamente le politiche per la montagna che intrecciano, fatte dalla regione Trentino Alto Adige, che intrecciano l'agricoltura di montagna, il piccolo artigianato, l'allevamento e con una quota importante di turismo. E allora in quel pezzo di sentiero c'è la vita e c'è il servizio che dobbiamo rendere per riportare il turismo. Questa è una sfida che possiamo fare con degli investimenti. Io sono convinto, e l'ho sentito dire da voi e mi complimento, che queste zone hanno bisogno anche di quelle infrastrutture sostenibili e necessarie. Io uso sempre il termine necessario perché nel nostro paese, ahimè, spesso quando parliamo di infrastrutturare i territori facciamo cose perfettamente inutili. Ecco, noi dobbiamo riflettere sulla necessità delle infrastrutture. Abbiamo una grande occasione, lo dico perché dentro il famoso Recovery Plan c'è un capitolo, abbiamo approvato proprio in queste ore quasi le linee guida, e c'è un capitolo dedicato alle aree interne e lì ci sono tante risorse. Noi dobbiamo, cosa ci chiede l'Europa? Di avere le progettazioni, una progettazione intelligente, non buttare i soldi dalla finestra. Ecco, questa è la sfida, le risorse ci sono, la visione rispetto a solo qualche anno fa, la consapevolezza, altro termine molto usato oggi, sta aumentando rispetto a queste aree del paese che non sono più quelle sottosviluppate o marginali, ma sono quelle interne dove dobbiamo riportare la vita. Noi oggi dobbiamo portare progetti di qualità come quello che presentate e che portate all'attenzione oggi. Allora, in questo senso il vivere in pendenza diventa un elemento fondamentale per costruire questa inversione di tendenza e soprattutto costruire le condizioni di sviluppo che possono portare una giovane coppia a riabitarle quelle valli. E questo è un fenomeno che vale in maniera trasversale. Io ho la fortuna, ripeto, di vivere nelle Alpi, ma di frequentare per motivi istituzionali molto anche gli Appennini. È un fenomeno che a me coinvolge tutte le zone del nostro paese. E quindi la montagna abitata, come dicevo, è la precondizione per tutto quello che viene dopo, per tutti i progetti che ho sentito e che sto seguendo con grande interesse dal MIB, che dal Ministero retto da Franceschini, che però hanno bisogno della popolazione, hanno bisogno delle persone che vivono e che lavorano. In questo senso la cultura è un altro fattore determinante, perché io sono convinto che al di là ovviamente delle infrastrutture, delle condizioni per lo sviluppo, noi dobbiamo anche invertire un senso comune che ha sempre definito queste zone troppo distanti dai grandi centri economici. Ecco, la cultura delle popolazioni, e in questo senso, ripeto, lo dicevo prima, il CAI è un elemento fondamentale. L'identità della montagna la portiamo avanti con un processo che non lo facciamo dall'oggi al domani, che lo facciamo in maniera diffusa sul territorio e di lungo periodo. E come dicevo, portando le infrastrutture necessarie, oggi l'abbiamo solo toccato in qualche intervento, fra le infrastrutture necessarie per garantire una qualità dei servizi e della vita ai residenti, ma anche a quelli che poi lo fanno a piedi il sentiero Italia, io ci metto la connettività.
Cioè dobbiamo fare in modo che nel grande piano di infrastrutturazione digitale del paese le aree interne, le zone di montagna non vengano tralasciate. È più difficile portare la fibra, portare la connettività a quei posti per vivere nell'ultima delle frazioni di qualsiasi comune di questi territori, ma dobbiamo avere la dignità di portarla però. Su questa è una grande battaglia, perché come sapete i numeri portano quel servizio che oggi è essenziale per essere connessi nel mondo. I numeri portano quel servizio nelle metropoli, nei grandi agglomerati urbani. Dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme perché il governo e le istituzioni lo portino anche in quelle zone. Dico la connettività perché anche qui ci viene a favore il momento storico che stiamo vivendo, ci ha fatto capire che essere connessi, che se siamo connessi con il mondo possiamo anche scegliere di vivere la vita personale e privata e la professione anche in posti lontani dai centri urbani che sono stati, diciamo, la leadership culturale dal dopoguerra ad oggi. Allora, in questo senso dobbiamo assolutamente scommettere. E ultimo tema che volevo toccare, perché l'ho sentito spesso nominare e essere citato, noi siamo un paese molto efficiente anche nel progettare le grandi infrastrutture. Insomma, col dottor l'ingegner Curcio ho sentito ovviamente delle difficoltà successive ai grandi eventi drammatici come quelli che avete vissuto qui, ma siamo un paese che mediamente è sufficientemente bravo a costruire le infrastrutture, non è altrettanto bravo a mantenerle. Più volte è stata sottolineata questo aspetto. Ecco, io ho avuto l'onore di costruire un progetto proprio tutto rivolto alla manutenzione in Veneto, 1,5 milioni, in accordo con chi? Con il CAI, proprio per un intreccio forte fra la pubblica amministrazione, i comuni in particolare, e un'istituzione straordinaria come la vostra, che però conosce il territorio e ha una ramificazione enorme. In quel 1,5 milioni abbiamo vietato di fare cose nuove, abbiamo detto servono per mantenere i sentieri, i bevacchi e i rifugi, punto. Mantenerli. E anche su questo c'è una grande sfida, e qui c'è una sfida anche da un punto di vista della costruzione del bilancio dello Stato. Io sono un po' di anni che vivo le leggi di bilancio e l'attribuzione delle risorse, e c'è un deficit enorme da un punto di vista della manutenzione in tutti i campi, non solo quello della sentieristica o quello che vi riguarda. Ecco, noi dobbiamo anche capire che se vogliamo mantenere un equilibrio delle cose che abbiamo fatto nel passato e magari quelli che vogliamo progettare, dobbiamo anche sapere che hanno un costo nella loro manutenzione ordinaria. E guardate che questo costo, chiudo, non è un caso, è più alto in montagna rispetto alla pianura. Tenere una strada silvopastorale di montagna che serve per la cura del bosco costa molto di più che mantenere. Quindi io credo che le sfide del futuro siano quelle: riconoscere il differenziale montagna, perché vivere in quei luoghi richiede uno sforzo maggiore a quelle famiglie, ma dall'altra parte lottare perché questo differenziale montagna si trasformi per davvero in un cambiamento anche culturale, e riportiamo la vita e fermiamo lo spopolamento, che è la cosa che personalmente, ma anche da un punto di vista politico, ci preoccupa di più rispetto a queste aree. Quindi complimenti, perché un sentiero come questo, che tocca tutte le aree interne del paese, serve esattamente a dire che in quei luoghi si può semplicemente vivere. Grazie.